All'ombra delle due torri, gli sportivi vivono un periodo di particolare euforia. Il Bologna è secondo in classifica generale con la Fiorentina, a 4 punti dall'Inter. Così, sotto i pavaglioni, i discorsi sono equamente divisi tra le leccornie da comprare per il cenone natalizio e le prodezze dei calciatori rossoblù. E se non perdavamo a Milano contro l'Inter, saremmo in testa alla classifica. Fulvio Bernardini, allenatore della squadra, è naturalmente l'artefice primo dei successi del Bologna. Artefice primi sono i giocatori. E gradisco parlare di questi giocatori perché nel Bologna non ci sono segreti. Il Bologna va bene, tutti lo dicono, sono anch'io convinto di questo. Ma è una cosa molto semplice, è avvenuta con la massima semplicità, perché il Bologna aveva delle lacune molto grosse. Soprattutto aveva la lacuna del numero 5 che l'abbiamo attenuata, annullata con l'avvento di Janić. Il fatto di Janić, giocatore importante, giocatore notevole, cosa ha portato? Ha portato una sicurezza e un notevole aumento di rendimento in tutti gli altri giocatori del blocco difensivo, che erano buonissimi già per conto loro, ma oggi sono più forti ancora per la presenza di Janić. Parlo di Capra, Pavinato, lo stesso portiere Santarelli, di Fogli, Tumburus, elementi molto quotati già prima, ma che adesso stanno esprimendo il massimo delle loro possibilità. E davanti a questa difesa c'è un centrocampo molto guardato bene, soprattutto per la giocatore Fogli, che ad una tecnica raffinata, direi sopraffina, adesso accoppia anche un senso di praticità di gioco che lo ha portato al massimo del rendimento. A Fogli si accoppia Franzini, che è una mezzala, ma è una mezzala di lavoro, una mezzala mulo, come si dice, vero? E questo fa sì che il nostro blocco difensivo sia abbastanza completo e abbastanza non imbattibile, ma ad un livello quasi vicino all'imbattibilità. D'altronde c'è un fatto molto importante. La prima linea è un reparto sempre delicato, sempre difficile da mettere in piedi, però noi abbiamo la fortuna di avere un Vinicio che ad un'attenuata potenza nei confronti degli anni scorsi porta un'esperienza direi perfetta di gioco, come animatore dei compagni e come saggezza, direi, il vecchio saggio che fa manovrare tutti quei ragazzi che c'è intorno. Il nostro campionato è cominciato nel segno dell'incertezza dal punto di vista rendimento, ma oggi con le ali che abbiamo in forma, potrei dire una frase banale, ovvia, con le ali si vola. Speriamo di volare e di continuare a volare fino alla fine del campionato. E per concludere, date retta al dottor Balanzone, il Bologna è uno squadrone che tremare il mondo fa e lo vedrete domani contro il Palermo.